Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi cerchiamo di parlare di Juventus e di Nazionale, perché comunque in questo periodo sono discorsi collegati. E dato che una prima pagina di un giornale, un quotidiano sportivo italiano, ci ha dato questi input, proviamo a seguire questa linea e vediamo insieme di ragionare se questa cosa potrà essere fattibile davvero oppure no. Perché Tutto Sport oggi ha questa prima pagina. Juve chiama Italia e mette tantissime figurine di calciatori già della Juventus con la maglia azzurra e altri giocatori che potrebbero essere acquistati dalla Juve. Ovviamente per monitorare le voci di mercato in tempo reale molto meglio rispetto a seguire le prime pagine dei giornali che escono una e una volta sola e quindi durante il giorno ovviamente, quindi il giorno dopo bisogna aspettare per vedere aggiornamenti, c'è la tecnologia che ci aiuta, c'è OneFootball, il link per scaricarlo qui sotto in descrizione. Ogni volta che c'è un aggiornamento, una notizia, anche solo un'indiscrezione, tac! OneFootball ve la riporta gratis sul vostro cellulare, scegliete la vostra squadra del cuore e poi noi ne parliamo qua sul canale YouTube e cerchiamo di capire che cosa è vero, che cosa è falso, cosa potrebbe accadere e che cosa no. Intanto Gravina e Mancini, appunto come ci ricorda Tutto Sport, avranno presto un vertice per capire se Robertone rimarrà o meno sulla panchina della Nazionale. Solitamente quando accadono queste cose c'è un taglio netto col passato e si inizia un nuovo progetto e quindi verosimilmente Mancini verrà silurato dalla Nazionale e arriverà un altro allenatore al suo posto. Potrebbe essere qualcuno come Gattuso oppure Pirlo, si parla addirittura di Cannavaro, insomma... Vediamo che cosa succede. Sicuramente il futuro della Nazionale sembra orientato verso uno degli eroi del 2006 che nel frattempo hanno iniziato appunto una carriera da allenatori. Questo per quanto riguarda la Nazionale. Veniamo invece alla Juventus, perché Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa e Locatelli, questi 5 sono i giocatori della Juventus, nella rosa della Juventus, che sono anche campioni d'Europa con la Nazionale italiana. In realtà Locatelli non giocava da noi, bensì nel Sassuolo, e anche qua vedremo un bel collegamento, un bel parallelismo con la società neroverde. Gli altri 4 invece erano tesserati Juve anche al momento del successo a Wembley contro l'Inghilterra. E quindi, secondo Tutto Sport, l'idea della Juventus è ricalcare questa falsa riga di Juventus sempre più italiocentrica, possiamo dire italiocentrica, un po' come avveniva nel passato e tutte le volte che la Nazionale ha avuto il trionfo, è riuscita a festeggiare un trofeo, c'erano tanti rappresentanti della Juventus a guidare appunto la Nazionale. Basti pensare al 2006, Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Del Piero, e probabilmente me ne dimentico altri, Camoranesi, chi più ne ha più ne metta. E ci sono diversi nomi come quello di Jorginho, Emerson Palmieri e Nicolò Zaniolo. Allora, cerchiamo di capire chi andrebbe a prendere il posto di chi. Partiamo da Zaniolo perché l'abbiamo già analizzato recentemente. Paolo Dybala esce, Zaniolo al suo posto. Io rimango dell'idea che non bisogna pensare uno per uno, quindi esce Dybala, entra Zaniolo, bensì esce Dybala, entra Zaniolo più un altro che va a migliorare. È anche vero che dovesse entrare uno come Jorginho, secondo me per forza di cose poi ne dovrebbe uscire un altro come Artur, perché non possiamo permetterci di avere sia Jorginho che Artur all'interno della rosa, penso che sia abbastanza banale. Quindi l'ingresso di Jorginho significa l'uscita di Artur. Tra l'altro questo va parallelamente a uno dei video che ho fatto settimana scorsa in cui dicevo: guardate, secondo me Artur, Dybala ovviamente, escono insieme ad altri giocatori ed entrano Jorginho e Zaniolo. Vi metto comunque il video qui sopra nelle schede e aggiungo un terzo che avevo messo in uscita, che era appunto Alexandro, che potrebbe rivelare il posto quindi ad Emerson Palmieri. Insomma, due brasiliani escono, Artur e Alexandro, due italo-brasiliani entrano, quindi Jorginho e Emerson Palmieri, altri due campioni d'Europa che porterebbero quindi a 7 il totale di giocatori appartenenti alla spedizione di Mancini e contemporaneamente campioni d'Europa e alla Juventus, quindi sarebbe un numero interessante. Si parla poi di derby d'Italia per Frattesi, che è sicuramente un prospetto interessantissimo, qui non campione d'Europa ovviamente quest'estate, ma per ovvie ragioni, come non lo è stato tra l'altro Nicolò Zaniolo, e ovviamente c'è sempre la voce inerente a Giacomino Raspadori di cui abbiamo parlato nel video di ieri. Allora, questa cosa può essere vera oppure no? Quindi la Juventus può andare a fare un mercato di questo tipo secondo voi o è follia pura? Ma soprattutto, è vero che la Juventus andrà ad avere gli stessi 5 giocatori che sono in questo momento nella rosa della Juve e anche campioni d'Europa? Perché Giorgio Chiellini, ragazzi, io ho dei seri dubbi che possa essere ancora giocatore e quindi anche capitano della Juventus l'anno prossimo.
su Leonardo Bonucci invece di dubbi ne ho pochi, credo che continuerà la sua avventura alla Juve, e l'uscita di Chiellini e l'uscita di Dybala già confermata andrebbero a spostare la fascia di capitano sul braccio di Leonardo Bonucci in maniera fissa, quindi Bonucci si candiderebbe a diventare non solo capitano della nazionale vista l'uscita di Chiellini, ma pure capitano della Juventus, quindi Bonucci diventerebbe a tutti gli effetti il nuovo Chiellini sia per la Juve che per l'Italia. Poi qua bisogna vedere, Bonucci sarà comunque titolare nella Juve e nell'Italia, perché un conto è essere capitano, un conto è essere anche giocatore in campo, titolare, che non si perde nemmeno una partita. Dico questo perché comunque la Juventus sembra indirizzata ad acquistare anche Rudiger, nonostante qualche voce di tipo 30 milioni di bonus alla firma, roba del genere, che ovviamente renderebbero molto più complicata la trattativa, però attenzione che c'è da valutare anche questa cosa qui. Locatelli sì, rimarrà ovviamente alla Juventus, è uno degli acquisti del nuovo corso, confermatissimo. C'è Bernardeschi che è in scadenza, secondo me non sarà la Juve l'anno prossimo perché sta facendo delle richieste economiche elevate, e ovviamente c'è Federico Chiesa che in questo momento è infortunato purtroppo per forza di cose, però immagino che sarà comunque un giocatore importante per la Juve. Tra l'altro qua apro una parentesi, l'altro giorno quando ho fatto quel video appunto di come mi immagino la Juve dell'anno prossimo con qualche acquisto, non avevo messo in preventivo appunto il riscatto di Federico Chiesa che la Juventus dovrà fare quest'estate, 60 milioni di caffè, che non sono pochi, ma per uno come Chiesa assolutamente faccio. Quindi bene o male dei 5 campioni d'Europa nella rosa della Juventus attuale andiamo tipo a 3, Bonucci, Locatelli e Federico Chiesa. Poi possiamo aggiungere altri giocatori che sono della Juventus e anche italiani, come De Sciglio, che tra l'altro è stato richiamato in nazionale da poco, Rugani, che ne so, Perin, che potrebbe rinnovare pure lui, lo stesso Pinsoglio, insomma, Ken stesso, che è un giocatore giovane, non di proprietà della Juventus ma all'interno della rosa della Juve, è anche italiano. Però dall'altra parte mi viene in mente una cosa, e cioè la Juventus deve ragionare secondo la nazionalità e quindi cercare di ricostruire un nucleo italiano, una Juventus italiana con un'identità di un certo tipo, o ragionare sui valori assoluti dei calciatori? Banalmente, Emerson Palmieri sicuramente ad oggi diventa un giocatore più importante di Alexandro, ma perché Alexandro ormai è arrivato alla fine del ciclo. Ma io non posso pensare che la Juventus mi voglia andare a ricreare tutto su un giocatore non più giovanissimo come Emerson Palmieri, e che quindi non ha grandi margini di crescita e che rimarrà lì, e anzi tra pochi anni probabilmente potrebbe diventare uno dei giocatori in uscita, un classico esubero. Jorginho, discorso diverso, perché comunque la qualità del giocatore è in un ruolo diverso, va a ricalcare un po' anche il discorso che è stato con Pirlo, tanti dubbi quando arriva, però poi si rivela un grande colpo. Ovviamente da Pirlo a Jorginho ci sono 2, 3, 4, 5, 10 categorie di differenza, però la Juventus un giocatore come Jorginho manca da anni, da quando è andato via Pjanic, e quindi banalmente secondo me sarebbe un grandissimo acquisto. Su Zaniolo io continuo ad avere dei dubbi, però questi dubbi sono simili a quelli che avevo per Federico Chiesa, e cioè non spenderei così tanti soldi per un giocatore che sì, ha fatto vedere che, però poi chissà, Chiesa quei 60 milioni come dicevamo prima alla fine li vale e li varrà e lo riscatteremo perché qua non c'è più l'obbligo di riscatto, visto che Chiesa si è fatto male proprio in questa stagione in cui scattava l'obbligo di riscatto, non c'è più l'obbligo di riscatto, spero che la Juve lo faccia. Su Zaniolo il discorso è simile, quindi si potrebbe ragionare in questa maniera. È anche vero che dall'altra parte, diciamo, sì, la Juventus acquistando giocatori italiani e magari giovani italiani andrebbe a valorizzarli, andrebbe a dar loro fiducia, e quindi la nazionale andrebbe a beneficiarne, sì. Però sono due discorsi differenti. La Juve deve ragionare per vincere da Juve e l'Italia deve ragionare su quello che è il panorama calcistico mondiale, perché comunque un giocatore non è che diventa convocabile solo se gioca in Serie A o solo se gioca nella Juve o solo se gioca in una big. No, può andare a giocare anche a Canicattì e comunque essere convocabile perché comunque sta facendo bene. Poi entra in gioco un discorso di difficoltà dei campionati. Per dire, perché non c'è Balotelli? Ragazzi, perché non c'è Balotelli? Perché l'anno scorso ha fatto fatica in Serie B, 2 anni prima ha fatto fatica in Serie A, quest'anno sta giocando in Turchia, che è un campionato differente, non è allenante tanto quanto uno dei top. Stessa cosa Insigne, ora che andrà a giocare a Toronto,
probabilmente avrà qualche possibilità in meno di essere convocato. Quindi l'idea di avere una Juventus a forti tinte italiane sicuramente mi piace, ma perché è anche un richiamo storico. Dall'altra parte dico attenzione, cerchiamo di prendere solo quei giocatori che effettivamente possono essere utili alla causa e non farci trascinare all'interno di questo ragionamento che a tutti i costi dobbiamo riformare la spina dorsale italiana, perché comunque la Juventus ad oggi ha già un blocco italiano importante. È vero che qualche investimento di qualità si può fare, poi se dovessimo prendere il giocatore più forte italiano, vi chiedo chi è oggi il giocatore più forte italiano in circolazione? Secondo me l'ha dimostrato anche l'altra sera a mani basse, oltre a Chiesa che è già nostro, Verratti. Cioè avere uno come Verratti sarebbe fantastico e andrebbe ad aiutarci tantissimo, però ovviamente mi accontento anche di Jorginho. Ragazzi, in questo momento centrocampo della Juve ci sono 3-4 nomi che li prendo a braccia aperte, sono contentissimo di vederli, però attenzione che dobbiamo anche sempre ricordarci che la Juventus ha l'ambizione e l'obbligo, la necessità di ragionare sul fatto che l'anno prossimo bisognerà tornare in corsa per lo scudetto e bisognerà essere una delle serie candidate a vincere il tricolore, perché si riparte sempre dai confini nazionali per poi proiettarsi eventualmente anche quelli internazionali. Però attenzione, non è che dobbiamo per forza di cose comprare tutti i prospetti italiani più interessanti in giro e poi metterli lì e dire bene, adesso crescete, gestite la Juventus, gestite la nazionale, portateci ai mondiali, portateci alla Champions, perché non è così facile, non funziona così. Quindi occhio, perché storicamente poi la Juventus è sempre stata anche trascinata da giocatori stranieri, un bel connubio, un bel mix di giocatori che sono nati in Italia e giocatori che invece sono nati, per dire, oltre le Alpi, francesi importanti, magari a parametro zero, che potrebbero arrivare. E se dobbiamo proprio sognare, ce ne sono due di giocatori a parametro zero francesi che quest'anno si svincolano e che hanno anche vinto un mondiale da protagonisti, da ragazzini. Uno lo conosciamo e si chiama Paul Labil Pogba. L'altro un po' più forte, però se abbiamo parlato di Salah, che dovrebbe costare 100 milioni di cartellino più non so quanti di ingaggio per il giocatore, possiamo benissimo parlare anche di Mbappé, che si svincola, il regime di svincolo diventa anche più facile rispetto a Salah col decreto crescita, buttiamocene dentro tutte, vai, col decreto crescita. Quindi ci andiamo a prendere Jorginho, Emerson Palmieri, Zaniolo, Frattesi, Raspadori e Mbappé. Dichiaro ufficialmente il mercato chiuso. Ah no, mancava Rudiger. Dai, una cosa sicuramente la posso dire: quest'estate ci divertiremo, perché se i nomi sono iniziati già adesso, a fine marzo, perché la Juve è già fuori dalla Champions, l'Italia è fuori dal Mondiale, quindi è poi la corsa scudetto, è un po' così. Quest'estate ci divertiremo ancora di più e ci saranno tanti nomi da visionare. Ciao ragazzi, un abbraccio.